Buonasera e benvenuti alla primissima puntata di AB Style Magazine. Io sono Alessandra Basile e vi accompagnerò per 12 puntate lungo un percorso un po' particolare, super stiloso. A questo punto forse vi starete chiedendo cos'è AB Style Magazine. Facciamo così, faccio prima io una domanda a voi. Che cos'è per voi lo stile? Forse starete iniziando a pensare alla moda? In realtà stile e moda sono due concetti molto differenti. Infatti lo stile ha a che fare con la nostra attività, attitudine alla vita, le nostre decisioni, si riflette in tutte le nostre giornate, dai più piccoli dettagli alle grandi scelte di vita. Lo so, ho già parlato tanto, e allora facciamo così, vi mostro un video durante il quale potrete vedere che cos'è per noi lo stile, con tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, sì, perché in realtà dovete sapere che AB Style Magazine esiste già da quasi 2 anni e ora siamo approdati anche in TV, quindi video e scopriamo assieme cos'è per noi lo stile. Lost.
che vi siete fatti un po' il quadro generale della situazione, iniziamo con il primo tassello di questo percorso. Tra le tante storie che vi racconteremo ho scelto proprio questa perché vi svelo un piccolo segreto. Noi di AB Style Magazine andiamo pazzi per tutto quello che è in qualche modo unico. Serie speciali, limited edition, collaborazioni tra marchi, ecco, noi per queste cose diventiamo pazzi. E quindi ho scelto questa storia perché unisce l'artigianalità del Made in Italy, lo stile e tanta adrenalina. Ecco quindi il nostro test ride della moto MV Agusta Dragster RC SCS, ovviamente limited edition. Ve ne parla Enea. La gamma RC, vale a dire reparto corse, esprime il concetto di sportività secondo MV Agusta. Vi appartengono la F3, la Turismo Veloce e questa, la Dragster. Stiamo parlando di moto studiate in ogni dettaglio per rappresentare il punto più alto dello sviluppo del marchio e hanno tutte un minimo comune denominatore. Sono delle serie limitate. La MV Dragster RC è stata prodotta in 300 pezzi e questo è l'esemplare numero 000. Tutte sono complete di certificato di autenticità. La livrea tricolore rende questa moto ancora più speciale. Bianco perla, rosso ago e verde smeraldo. La colorazione e la grafica sono ispirate a quelle della Moto2 e del campionato Supersport. MV ha deciso di usare materiale di pregio per una doppia ragione, estetica e funzionale. Ad esempio, le ruote forgiate tolgono peso e aumentano allo stesso tempo l'agilità. La fibra di carbonio dà carattere ad alcuni elementi estetici, come i supporti del parafango anteriore, i fianchetti del serbatoio e il parafango posteriore. Questa Dragster è super compatta e la coda è cortissima, però personalmente avrei integrato le frecce nel fanale posteriore. Dragster RC SCS porta all'estremo le prestazioni del 3 pistoni 800. Questo grazie al kit racing che include il terminale di scarico in titanio SC Project con centralina dedicata, il certificato di serie limitata ed il coperchio della frizione trasparente. Questa è la Dragster MV più estrema di sempre. Ha preservato le sue caratteristiche tecniche, ma beneficia di tarature rinnovate per le sospensioni, che la rendono ancora più efficace nella guida su strada. Anche il motore è stato aggiornato, è ricco di coppia e con una gestione elettronica di alto livello. E tutto qui è stato studiato per essere più leggero e compatto, anche il motore. Sempre su questa scia, un tocco di stile sono le pedane del passeggero a scomparsa. Un motore di questo tipo non poteva che essere super divertente da guidare, anche grazie ad alcuni aspetti top, come il launch control.
poi c'è il sistema SCS con cambio elettronico, che vi permette di mettere e togliere le marce senza usare la frizione. E questo vale anche per la partenza da fermo. Ovviamente all'inizio sembrerà un po' strano e dovrete prenderci la mano, ma una volta abituati non l'abbandonerete più, perché vi permette di concentrarvi totalmente sulla guida, assaporando ogni istante con questa meraviglia. Un aspetto che invece non mi ha convinto molto sono gli specchietti, perché ok sono belli esteticamente, ma hanno un ingombro eccessivo a causa della loro posizione, che costringe a delle limitazioni sia in mezzo al traffico sia nei sorpassi. A bordo dell'MV Dragster RC troviamo anche tantissima tecnologia. Innanzitutto è stato montato un monitor TFT da 5,5 pollici a colori, che risulta molto ampio e che facilita la lettura di tutte le informazioni utili. GPS e Bluetooth sono di serie. Il navigatore è integrato nel cruscotto ed è presente anche il localizzatore satellitare. Ma poi la ciliegina sulla torta è l'app di MV, che permette di accedere a un sacco di informazioni e di ampliare le esperienze di guida. Ad esempio, potete visualizzare il livello di carica della batteria e del carburante, così come potete cambiare l'assetto di sospensione, forcella, ammortizzatore posteriore e sterzo. È possibile regolare anche il controllo della trazione, dell'impennata, l'ABS e le mappe custom. Ancora più interessante è la sezione viaggi, che raccoglie informazioni come gli angoli di piega, cambi marcia e accelerazioni, che non solo vengono salvate, ma vengono anche collegate a un viaggio specifico. In più, l'app associa le foto scattate durante i viaggi in sella alla vostra MV Augusta Dragster. In conclusione, consiglio questa moto a chi ama il Made in Italy artigianale, ricco di stile ed esclusività, su una moto piccola e cattiva. Una bomba questa moto, no? Abbiamo iniziato alla grande. A brevissimo per la prossima storia di stile, subito dopo lo stacco pubblicitario. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Diventa pilota per un giorno a bordo di fantastiche Ferrari e Lamborghini. Con il tuo sogno in pista potrai metterti alla guida di straordinarie vetture racing. Scegli la macchina che hai sempre sognato e provala nei circuiti più belli d'Italia. Collegati al sito www.iltuosognoinpista.it e accendi la tua passione. Cosa aspetti? A scendere in pista fai diventare il tuo sogno realtà. GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche in live streaming in HD al sito www.gotv.org. Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi, è sempre con te. Dove e quando vuoi. Bentornati su AB Style Magazine e adesso cambiamo un po' mood. Ho una domanda per voi. Sapete già cosa fare San Valentino quest'anno? Perché forse non ve ne siete resi conto, ma la festa degli innamorati è esattamente fra una settimana. Lo so che molti di voi diranno che è una festa prettamente commerciale, che l'amore va celebrato tutto l'anno, eccetera, eccetera. Lo so. E in realtà avete anche ragione, però in fondo che male c'è a prendersi del tempo per dedicarlo alla persona che si ama, a sorprenderla con qualcosa di nuovo, soprattutto con un'esperienza che non dimenticherà mai? Perché il bello dell'esperienza è proprio questo, che poi restano nel cuore perché si vivono di emozioni. E quindi nel prossimo video vi mostro un'idea per festeggiare San Valentino che va ad unire romanticismo, ovviamente, benessere ed enogastronomia. Video!
Per la festa degli innamorati ho deciso di portarvi sul lago di Como, perché lo confesso, è uno dei miei luoghi del cuore, sì, perché comunque con i suoi ritmi placidi, i suoi colori, è sempre un toccasana per l'anima. Non per niente sempre più spesso viene scelto come luogo di relax dai VIP di Hollywood. Apripista è stato, oramai lo sappiamo tutti, George Clooney con la sua Villa Oleandra, l'Aglio, ma anche Lady Gaga che l'estate scorsa ha tenuto un concerto durante un matrimonio super blindato qui a Villa Olmo. E quindi insomma, quale atmosfera migliore per festeggiare l'amore? Nello specifico oggi vi porto all'Hilton Lake Como, a pochissimi passi dal lungo lago, in una zona tranquilla, residenziale e vicinissimo a Villa Olmo, uno dei punti di riferimento storici della zona lariana. L'hotel Hilton Lake Como è composto da due edifici. Il primo presenta un design industriale, mentre il secondo è stato totalmente rinnovato. I due sono uniti da una moderna struttura di vetro dove è presente la lobby, che reinterpreta la tradizione delle serre e dei giardini d'inverno della zona. Personalmente quando soggiorno sul lago non riesco a fare a meno della vista e qui avete questo romantico affaccio sul lago di Como. Vi risveglierete la mattina con questo bellissimo panorama e godendo della luce naturale. Le camere ripropongono i colori delicati degli ambienti esterni e i materiali predominanti sono legno, pietra e tessuti morbidi. Lusso e semplicità si ritrovano in dettagli e finiture di pregio. Insomma, l'atmosfera perfetta per festeggiare San Valentino in maniera romantica. E se, come me, amate la vista sul lago e vi piace anche lasciarvi coccolare un po', allora ho il posto giusto per voi. È l'Infinity Pool con un meraviglioso panorama. Potrete quindi nuotare sovrastando i tetti di Como e ovviamente potete farlo anche a San Valentino perché la piscina è riscaldata. Non mancano anche la vasca idromassaggio e l'area solarium dove potete rilassarvi sui lettini sorseggiando un drink o gustando uno snack. Per i vostri festeggiamenti di San Valentino però vi consiglio anche due passi in centro città, sì perché Como è da sempre conosciuta in tutto il mondo per lo stile, per la classe ed eleganza che la contraddistinguono. Qui potete camminare lungo la passeggiata pedonale con partenza da Villa Olmo che vi porta dritti dritti in centro. E se volete potete percorrerla anche in bicicletta e il lago è sempre un toccasana per il cuore perché regala pace e tranquillità immergendosi nei tipici colori delle sue sponde. Poi con questa fantastica atmosfera invernale con questi colori è veramente il top. A San Valentino ovviamente non può mancare anche un'ottima cena romantica e quindi ho deciso di farvi fare due chiacchiere con l'executive chef dell'Hilton Lake Como, Stefano Ghelmetti. Buonasera. Buonasera Alessandra. Senti, per San Valentino ci suggerisci qualcosa? San Valentino, guarda, andiamo sul classico, e io suggerisco un piatto di crudite di pesce con due ostriche da accompagnare allo champagne. Classicone, sicuro? Sì. Ok, e senti, invece ampliando un po' più il respiro, la tua cucina di che tipo è, di che stampo? Proprio tipica del territorio, spazi un po'? Guarda, io ho viaggiato tantissimo per il mio lavoro e quindi mi piace partire dalla tradizione, i piatti locali della zona, però rivisitarli con delle influenze magari asiatiche, sudamericane. Noi abbiamo una clientela comunque internazionale, cercare di soddisfare un po' tutti e quindi il mio stile è quello. Ok, un po' variegato. Variegato, sì. E ci anticipi qualcosa della cena di stasera? Tu sei più di carne o di... Di carne. Carne? Sì. Quindi magari una tartare che è il nostro piatto forte. Sì. E poi magari di secondo puoi provare un filetto di cervo
al sangue, con una salsina segreta e poi una purea di semolina rapa, delle baby verdure. Ma ti piacerà. Però la salsina segreta mi intriga un sacco. Forza, va bene, va bene. E io sono anche golosona, quindi come dessert? Cioccolato, quindi ti piace? Tutta la vita. Quindi abbiamo un tortino caldo con un cuore fondente al burro di arachidi e un sorbetto alla mora di gelso. E anche qui vedi la tradizione, sì. La mora di gelso con tortino che poi tutto il mondo si fa, no? Diciamo. Sì. Invece, sempre rimanendo sul tema dessert, per San Valentino hai studiato qualcosa? San Valentino faremo un piatto sharing per due persone. Giusto, mi sembra romantico. Una fonduta di cioccolato, anche lì però rivista, quindi una bella selezione di frutta, biscottini, marshmallow, delle foglie d'oro sopra, sì. E poi il tocco di classe del Lilton anche, quindi abbiamo tre tipi di cioccolato diversi per aromatizzare la salsa al cioccolato e anche dei liquori da aggiungere. Mm. Sì. Molto ricco. Molto ricco, sì. Finalmente è arrivato uno dei momenti che aspettavo più di tutti, vale a dire le coccole in spa. Siamo all'Euphoria Spa and Health Club, la concept spa del gruppo Hilton diffuso in tutto il mondo. Tra l'altro qui potete venire anche se non siete ospiti dell'hotel. Nella spa sono disponibili vari percorsi benessere mirati alla vostra rigenerazione, tanto a livello fisico quanto mentale. L'ambiente è super accogliente e familiare e troverete tantissimi servizi come la sauna finlandese, il bagno turco, l'idroterapia, la cromoterapia, il frigidarium e la sala relax. Non mancano anche i vari trattamenti estetici per viso e corpo, la sala fitness e ovviamente per San Valentino non potete perdere il massaggio di coppia. Siamo giunti al termine del nostro soggiorno sul lago di Como, una bellissima esperienza all'insegna del romanticismo, del lifestyle, del benessere e dell'enogastronomia. Quindi ecco l'idea perfetta per festeggiare San Valentino. Quindi auguri a tutti gli innamorati! Ve l'avevo detto che era un'ottima idea per festeggiare San Valentino. Bene amici da casa, per oggi abbiamo finito. Vi ho dato un piccolo assaggio del percorso che farete qui su AB Style Magazine alla scoperta del mondo dello stile. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre martedì alle ore 21 sul canale 229 di Sky. Alla prossima, buona serata!